ok parte, resume quindi ripartiamo eh, sì è attivo um, chat, chat, no. ok allora um, dunque dice un vostro collega prima che ricominciamo non mi è ben chiaro una cosa se voglio fare l'update di una lista che contiene oggetti è estremamente necessario ricreare anche l'oggetto modificato sì sì, perché ho fatto delle prove e mi pare che ridefinire solo la lista senza cambiare il riferimento ad oggetti causi comunque il rendering di tutti gli oggetti della lista. Eh, non vorrei aver capito male. Eh, ehm, sì, causa il rendering dovrebbe causarlo perché lei ha cambiato il riferimento alla lista. Però è obbligatorio farlo. Eh, in realtà eh, diciamo sì, causa il render, ma siccome... La, L'approccio di React scrivendo i componenti come funzioni pure vuol dire che a fronte dello stesso input deve uscire lo stesso output. React potrebbe semplicemente accorgersi del fatto che Virtual DOM non è cambiato. E poi sì, ha fatto il re render, però, in realtà il DOM non l'ha modificato. Ehm, quindi ridefinire solo la lista senza cambiare i riferimenti agli oggetti. Causa, causa il render perché lui pensa che lo stato sia cambiato. E quindi va dentro la lista a scorrersi la lista e a vedere se c'è qualche riferimento cambiato. E poi cosa faccia esattamente? React dentro. Eh, come abbiamo visto con qualcuno di voi, forse anche lei no? che aveva scritto su, su Discussion. E... È variabile no? perché React viene aggiornato è anche abbastanza complicato e ogni tanto cerca di fare gli aggiornamenti il prima possibile e così via eh, però le regole che ci danno sono queste, cioè, vogliamo che qualcosa cambi, i riferimenti fino a ciò che è cambiato devono essere nuovi no? quindi se è cambiato qualcosa dentro una lista dobbiamo avere un nuovo riferimento alla lista, okay? se l'oggetto che contiene qualcosa che è cambiato che è dentro una lista anche il riferimento a quello specifico oggetto deve essere cambiato il resto no non è necessario ok allora eh, vediamo un ultimo pezzettino eh, perché poi lo trovate e, eh, e giustamente uno si chiede ma cosa è stato fatto eh, questo qui sì. quindi implementazione alternativa implementazione alternativa è sempre bene vedere qualcosa di alternativo facciamo solo copia e incolla cioè anziché usare il examform, usiamo un'implementazione alternativa in cui vabbè l'abbiamo chiamato examform native anzi l'hanno chiamato perché l'ha fatto questo l'ha fatto il professor senza bootstrap senza niente <ride> Ma giusto proprio per fare un po di fare qualcosa di un po diverso eh? forse almeno bootstrap si poteva usare però vabbè giusto per far vedere no? eh, abbiamo sempre uno stato no? però, però cosa facciamo eh, lo stato eh, lo aggiorniamo con l'on change mm? um... Ok, quindi facciamo il value che è lo stato, no? value score, value course che sono gli stati, eh, li aggiorniamo con l'on change, quindi avremo sempre un on change, dove è andato? Eccolo qua, set course, quindi fanno a chiamare le funzioni set, um, abbiamo endor submit, l'endersubmit, submit che sarà quindi qui, ok, button sotto, un click and submit, save, props cancel come abbiamo fatto prima e, e questo diciamo evita di, di usare il bootstrap react, no? cioè se noi sopra mettiamo exam form native, visto che l'abbiamo fatto compatibile, native Vediamo qualcosa un po' diverso. Salviamo. Eh, vabbè, questo è un warning. Diciamo che non è che questo modo di scrivere piaccia tanto. Va bene, ma Exofor non è usato. Ma possiamo andare a provarlo. No? Add. Beh, come vedete lo stile è un po' differente. E questi sono elementi inattivi del browser e però eh, è successo c'è qualcosa che non va mi sa che abbiamo selezionato qualche corso che non esisteva Comunque la questione è che i form possono assumere diverse facce, no? a seconda di, di cosa... Ok, forse se inseriamo qualcosa che già esisteva fa un po' di pasticcio perché non abbiamo fatto tanti controlli. Eh? Però ehm, alla fine il meccanismo è lo stesso, cambia come abbiamo implementato il form, eh, cioè con, con i controlli nativi che ovviamente sono un po' più come dire crezzi, no anche se sono stati un po' aggiustati eh, usando queste cose diciamo vorrebbe da dire non raccomandabili no però vabbè se poi non potete farne a meno volete fare una prova veloce non avete voglia di mettervi lì a scrivere il form group e tutto quanto vabbè si può si può anche provare così eh, ok quindi qui abbiamo visto direi tutto, se non sbaglio. Sì. E trovate quindi il codice di queste cose direttamente qui. Eh? Il React Scores, il WithForm, esattamente questo codice che abbiamo visto eh, finora. Eh? Quindi ci trovate... Entrambe le implementazioni, form group e anche questa alternative implementation, che ovviamente dovete attivare, nel senso che dovete metterla al posto di exam form. Ok, però il meccanismo funziona lo stesso. Mi raccomando, mi raccomando quindi eh, l'aggiornamento eh, del. Eh, ecco, questa cosa qua. È la maniera corretta di aggiornare l'array di stato che contiene l'informazione degli esami. Eh? Okay? Che non si può fare push all exams, no, eh, exams push, exam set, exams, exams. Non si può, cioè non è garantito che funzioni. Ok, io direi di andare avanti, altrimenti non ce la facciamo più. A finire il resto e parliamo. Un po' più brevemente del context, Quindi abbiamo sostanzialmente esaurito tutto quello che c'è da dire di importante sullo stato. Abbiamo visto come applicarlo in form. In laboratorio dovrete farlo. Cioè provare a scrivere un pezzettino di un form per aggiungere un task. Una cosa simile a quella che già vediamo per gli esami. Adesso eh, andiamo a vedere. Eh, un altro aspetto di React come faremo in diciamo, tutte le lezioni fino a fine corso per arrivare ad avere tutti gli elementi che ci servono a creare un'applicazione React di dimensione ragionevole e utilizzabile Context che ha un look apposta e quindi andiamo a vedere come usarla cos'è? Una specie di property properties eh, props Disponibili a livello chiamiamolo globale, ma diciamo senza doverlo passare ad ogni, eh, ad ogni componente. Quindi, ehm, nel momento in cui ehm, noi programmiamo con React, abbiamo i componenti e abbiamo visto che c'è un flusso di informazioni che parte dal componente principale app e che scende. E scende come? Tramite le props. No? Se dobbiamo passare dell'informazione, la passiamo tramite la prop. Questo vuol dire fare un buco no? tra molti componenti se noi dobbiamo passare, che so, da app qualche informazione fino a un componente che so di livello 3, 4, 5, eccetera. Ogni tanto però eh, ci sono delle informazioni che sono comuni a molti componenti. Eh, per esempio, eh, adesso poi ne vediamo degli esempi, ma che so... Eh, il tema dell'applicazione, lo voglio scura o voglio chiara? È una cosa di visualizzazione, però è comune a tantissimi componenti di presentazione, quindi vuol dire che deve essere tenuta in cima, in app, e passarla, diciamo, come prop a tutti quanti, viene noioso, è quantomeno noioso, oppure che so, lo stato di autenticazione dell'utente, perché così faccio vedere delle cose piuttosto che altre, e così via. Quindi, questa API context di React ci consente. Di rendere automaticamente disponibili in una forma che adesso vediamo queste informazioni ai componenti che stanno al di sotto do di dove il contesto viene fornito, senza doverli esplicitamente dichiarare ad ogni livello. È un po' un teletrasporto delle props, <ride> come scrivevano qui sulle slide. Esempi, appunto, che so, anche, anche questioni solo di presentazione, ma che sono comunissime a tanti componenti voglio un'interfaccia scura o chiara, no? Il dark light. Voglio, ehm, che so, voglio, eh, che so, avere appunto un'informazione relativa all'utente che può essere utile in tanti posti all'interno della mia applicazione e così via. Oppure lo stato dell'utente, loggato o non logato, no? informazioni di in base dell'utente, eccetera, che devono passare attraverso tutti i componenti perché partono fondamentalmente da app perché se, se vanno a finire su tutta l'applicazione devono partire dal, dal punto più in alto cioè da app e se le devo passare come props sono tutte props che devo scrivermi eh, eh, sui vari componenti o se non le scrivo esplicitamente uso il meccanismo dello spread comunque devo usare il meccanismo dello spread per isolare solo le props che mi servono però allora sto cominciando a perdere un po' tutta l'utilità del framework no se mi devo mettere a fare delle cose apposta per risolvere un problema che si è creato. Cioè vuol dire che ho sbagliato qualcosa nel creare il framework, per risolvere questo problema, hanno appunto introdotto il context. Come funziona? Il context prevede tre passi. Primo viene definito, secondo, qualcuno lo fornisce. Terzo, qualcuno lo consuma. Con due eh, tecniche differenti che adesso andremo a vedere. Quindi, per definirlo, Molto semplice, c'è una funzione apposta di React, React create context. Ehm, gli diamo un nome e poi, e poi questo di fatto diventa un componente speciale eh, che ha due proprietà, provider e consumer. Nel provider io lo metto a un certo punto, che so, a livello della app, a livello di tutti, massimo, di tutti i componenti che ne hanno poi bisogno, Value uguale e passo il valore che mi interessa teletrasportare come proprietà a tutti i, i componenti annidati all'interno. Quando lo voglio usare, devo usare o componente.consumer, e quindi lì dentro dovrò scrivere una callback che prende come parametro quello che ho scritto in value, una funzione, e eh, quindi di fatto callback funziona in JavaScript sono praticamente sinonimi oppure un hook apposta che forse è una sintassi più leggera eh, e che vediamo anche che è appunto use context come ho use state o use context o use un sacco di cose perché esistono un sacco di hook noi vediamo i principali ehm, questo use context gli passerò example context e lui mi tira fuori il value ok Vediamo degli esempi perché ovviamente senza esempi diventa un discorso molto teorico. Uh, ok, quindi questo è come si definisce. Create context, se volete mettete un default value, non è strettamente necessario anche perché poi che valore passo lo decido dopo col value. Ok, però diciamo avere un default value può essere utile. Diciamo un, anche se in realtà se ho fatto tutte le cose bene non dovrei utilizzarlo. Questo crea un nuovo context object che si può creare solo in questa maniera, con questa chiamata di React, e questo object contiene il provider e il consumer. Ehm, e il valore che passo può anche essere complicato, cioè può anche essere non solo una stringa, un numero, una cosa, ma può essere come sempre qualsiasi cosa come in JavaScript, no? Può essere un array, può essere un oggetto, un oggetto che contiene altre cose, e così via. Sono io, programmatore, che decido che cosa metterci dentro. Eh, I componenti possono, eh, come dire, iscriversi a, a leggere il contenuto di questo context, e devono farlo esplicitamente. Eh, se, ehm, eh, se, appunto, in, Metto questo componente consumer ho la possibilità di accedere al valore del context quindi, diciamo che io metto il mio provider in cima: che so, eh, stato dell'utente loggato o non loggato? No? Qui potrebbe essere un semplice boolean, ma può essere un oggetto con tante cose dentro. Quando ne ho bisogno, in qualsiasi punto dei, della mia applicazione, nell'albero dei miei componenti, metterò il consumer e lì posso andare a prendere il valore. Di, di quello che ho passato nel context quindi appunto, logato, non logato, un oggetto, eccetera. Eh, ovviamente il meccanismo è flessibile, quindi io potrei avere più provider, più consumer, eccetera. Quindi ci sono delle regole che dicono quando ho un consumer quale provider vado a recuperare e eh, fondamentalmente è il più vicino risalendo l'albero. Ok. Se non ci sono provider si usa il default value, vabbè, però diciamo che se non ho un provider ehm, l'utilità del meccanismo è un po' mh, va, va persa, no? Ok, se no il valore appunto è ignorato e per questo di solito si creano senza il default value, perché tanto eh, se, se, cioè, eh, se, se devo passare qualcosa <ride> e non lo fornisco eh, cessa un po' tutto il meccanismo. Esempio, esempio, prendiamo il nostro solito esempio. Ci siamo fissati con un esempio che è quello appunto della lista degli esami. Aggiungiamo due bottoni a React Scores, quindi l'applicazione di prima, che ci consentono di fare due, due, due operazioni. Uno di nascondere o mostrare i dati sensibili, diciamo così. Vabbè, noi abbiamo chiamato dati sensibili il voto e la data. Così o compaiono o ci metto X. E poi eh, faccio un secondo bottone che, eh, mm, che, tra, che alterna tra due stati, eh, editabile oppure no, cioè in sostanza mi consente di fare le azioni, quindi quelle due iconine me le mostro oppure no, che facevano l'edit e il cancella. In realtà l'edit non ce l'abbiamo ancora, non l'abbiamo mai implementato, però il cancella sì. Ok, quindi questi sono stati. No? Quindi questi sono stati. Sono stati che noi mettiamo e mettiamo in cima all'applicazione perché è uno stato diciamo globale dell'applicazione. Perché? Perché, eh, perché devo distribuirlo a tutta l'applicazione, anche se di visualizzazione. No? Se l'edit o read-only potrebbe essere più uno stato di applicazione, non tanto di visualizzazione, ma queste sono questioni di lana caprina, no? Non, Diciamo, è comunque uno stato che va distribuito in tutta l'applicazione. Tanto React non è che ci chiede di distinguere tra stato di presentazione o stato dell'applicazione, per lui sono tutti stati. Siamo noi che quando ragioniamo cerchiamo di mantenere gli stati più vicini possibili ai componenti utilizzati e li chiamiamo stati di presentazione, se no, vabbè, se vanno in su probabilmente sono stati di più dell'applicazione eh, per il fatto che ci sono tanti componenti che devono usare. Ok, come implementiamo tutto quanto? Eh, posto che possiamo implementare tutto quanto mettendo due use state in app e passando tutto come props eh? quindi questo non ce lo vieta nessuno. Però, siccome stiamo imparando il contesto, vogliamo provare a usarlo. Ok, quindi function app poi andiamo a vederlo. Eh? L'esempio che c'è sul GitHub è esattamente questo delle slide, abbiamo. I due stati, no? privacy, set privacy, diciamo che è quello che corrisponde al bottone view. Inizializziamo a true editabile o, o no, eh? inizializziamo a false quindi sono due stati boolean, e poi, e poi vabbè. In app c'è tutto quello che ci serve, no? Cioè, eh, vabbè container o button, no? e puntini e puntini poi c'è tutto il resto di quello che avevamo prima no? la, la, il container con la tabella eccetera ok? però io ho aggiunto i bottoni no? ho aggiunto i bottoni i bottoni eh, che sono due classici bottoni come quello che abbiamo fatto prima per visualizzare o nascondere il form stesso identico meccanismo button vabbè variante semplicemente il colore on click callback set privacy e, e qui gli passo una callback che semplicemente inverte il valore, se la true diventa false e viceversa. E poi, poi c'è quello che scrivo dentro il bottone, no? se è true metto view e se no hide, quindi se lo clicco diventa hide e viceversa. Stessa cosa sul bottone a destra, eh? read, edit, e però usa un secondo stato. E poi, poi chiedere i contesti, eccetera. Forse prima di andare avanti è utile che vi faccia vedere l'applicazione come funziona. Eh? Anche se penso di averla spiegata abbastanza eh, bene, però facciamo una prova. Eh? La faccio vedere, così capiamo di cosa stiamo parlando. Quindi terminal. Io ho già fatto l'NPM install, sempre perché... Se no, ci mette un sacco di tempo così via. Eh, chiudiamo la vecchia applicazione. Ci mette un attimo: ecco, hide, read, hide, mi spariscono, view, mi compaiono. Read read only, eh, quindi forse potevo anche chiamarlo read only. Disabilitati. Edit, ci sono le iconine e funzionano. Quindi, qui semplicemente non sono più visualizzate e quindi non le posso più usare. Questa è l'applicazione che intendiamo fare. Uh, ok, facciamola con i context. Quindi, creiamo due contesti. Potremmo anche farne uno solo, però, appunto, per fare esercizio, facciamone due. E poi se rimangono separati è meglio, perché in realtà sono due proprietà Anzi, due stati che sono separati, no? logicamente sono indipendenti tra loro, non è che stanno insieme. Io posso avere la privacy, però cancellare lo stesso o, o no. Eh? Ok, quindi cosa faccio? Vabbè, qui abbiamo fatto un file a parte, eh, quindi lo facciamo, esportiamo. Facciamo il create context con un valore di default non passato, e quindi sarà undefined. Eh? E tanto non lo usiamo se è tutto fatto bene li esportiamo e li importiamo in app e va bene niente di particolare e poi dobbiamo fornirli e usarli per fornirli dobbiamo usare il provider quindi siamo, non siamo noi che dobbiamo creare il punto provider ma il, il create context di prima ci crea automaticamente il punto provider il punto consumer e, il componente specifica una value, quindi in provider dobbiamo specificare un value in cui mettiamo il valore che ci interessa passare. I consumer devono essere annidati dentro il provider, cioè devono essere figli nell'albero de del virtual DOM del provider. E i providers possono essere dovunque, anche se il posto più utile di solito è in cima all'albero, no? o, o quasi in cima. Ok, va bene, possono essere anidati, fanno l'override, eccetera, ma questi sono, diciamo, casi un po' particolari, no? Eh, se ne ho due che, che eh, diciamo, uno sovrascrive l'altro, è chiaro che devo poi sapere come, come andare a, a, a risolvere il problema. Ecco, quando il valore del provider cambia, tutti i consumer saranno soggetti a re-render, cioè React automaticamente fa re-render. Ok. Quindi modifichiamo app oltre all'aggiunta dei due stati anche inserendo privacy mode provider e edit mode provider con il value che vogliamo passare. In questo caso è molto semplice ed è il valore boolean dello stato. che okay, adesso qui non è più uno stato ma è lo stato. Dove lo mettiamo? Qui l'abbiamo messo intorno a exam table che è quella che ci interessava. Perché abbiamo messo i bottoni in exam table, però potrebbe essere anche a livello più alto. Eh, ok, questo è lo stesso codice di prima. Consumer ehm, li uso in questa maniera: eh, nome.consumer e notate ecco, se uso questa sintassi, quello che scrivo dentro deve essere per forza una funzione una callback function che prende come parametro il valore passato dal contesto e cosa ci dà? ci ritorna quello di cui dobbiamo fare il rendering quindi il jsx che corrisponde a quello che vogliamo fare sulla base del value quindi andiamo a vedere quindi app, eccetera, c'è cioè exam table, qui siamo in exam component, quello che ha tutti i componenti che realizza la tabella, eccetera, eccetera, eccetera. Notate, non prendiamo il primo, non prendiamo exam table, andiamo direttamente in uno dei sottocomponenti. Exam row, edit mode consumer, passiamo una funzione e prende il value e sulla base del value decide cosa fare. Se ci fa l'exam controls, oppure ci scrive disabled e arrivederci. Ok? Quindi non ho bisogno dello stesso nome, no? Questo è semplicemente una callback, quindi potevo scriverci e freccia e fa lo stesso, ma quello che va a finire nel parametro dipende da quello che ho scritto nel value di edit mode provider. Qui è qui scritto edit mode, edit mode provider ha un value e questo value è quello che viene teletrasportato con questa freccia sul parametro della callback ok non ho dovuto mettere un, una prop su exam table che poi avrei dovuto passare a exam row e così via il valore è teletrasportato cioè viene dal context ok questo è un modo però abbiamo detto che c'è anche il modo degli hooks quindi l'altro bottone proviamo a farlo con gli hooks che tra l'altro è un po' più intuitivo. C'è questo hooks che si chiama useContext che consente al componente corrente, cioè dove dentro chiamo questo hook, di consumare il valore del provider. L'argomento è il context object quindi. Deve essere stato creato con create, create, context, come abbiamo fatto prima, e, e dobbiamo essere annidati dentro il myContextProvider, quindi dentro il provider, ma questo è successo, no? Perché l'abbiamo messo qui, fuori da exam table, e tutto il lavoro lo facciamo dentro, sotto exam table. E l'uso è molto più facile, come vedete, no? Rispetto alla sintassi di prima, function, const, value uguale, use context, vabbè qui abbiamo messo number context, ma poi metteremo, dov'è? Mettiamo eh, privacy mod, no? che è l'altro. E niente, poi è, è una variabile e la usiamo. Quindi senza la callback, senza tutto quel meccanismo che diventa onestamente un po' pesante da leggere. Quindi look in questo caso ci facilita abbastanza, ci rende anche molto più leggibile il nostro codice. Quindi abbiamo ottenuto magicamente il nostro valore. No? Senza dove scrivere props.qualcosa, perché? Perché non è stato passato come prop perché non volevamo farlo. Perché, se no, a tutti i livelli dovevamo fare il passaggio. Notate bene, non c'è nessun meccanismo per creare un nuovo context o creare un context provider con gli UX. Quindi gli UX per il context servono solo a recuperare il valore, tutto il resto va fatto come abbiamo detto prima, con la funzione apposita di React per la creazione e col componente inserito nel, nell'albero del GSX dell'HTML del, dell per fornire il valore. Quindi non c'è un... Che so, un uh, use context provider no? non c'è, non si può fare, si deve fare come, come fatto qui: no? privacy mode provider, edit mode provider con un value. Punto. Unica maniera. per lo meno per ora, poi chi lo sa? L'anno prossimo, tra due anni, tre anni, magari in realtà qualcosa di diverso spunta. Perché ovviamente è in evoluzione. Quindi look ci serve a recuperare il valore e eh, però insomma è già un vantaggio nel senso che vedete che la sintassi è notevolmente semplificata. Quindi, venendo al nostro esempio, privacy mode provide value privacy da qualche parte sotto exam table ci sarà stato inserito il componente exam info ho bisogno di recuperare il valore, beh, privacy mode uguale use context privacy mode che deve essere semplicemente importato, vabbè, ma questa è una questione di JavaScript. No? E, poi, e poi faccio quello che voglio, nel senso che è una variabile come tante altre, quindi posso decidere cosa farne. Per esempio, modifico la visualizzazione della, del contenuto di ExamInfo, quindi ci metto x al posto del valore che posso volerci mettere. È una variabile come un'altra. Sono io che ho definito che è un boolean, quindi ho deciso che un boolean poteva essere un oggetto, un array, un numero, un qualsiasi cosa io decido. Ok. Tra l'altro ecco, posso usare, posso accedere a più context con gli lux, posso farlo anche con l'altro meccanismo, ma finisce che annido un. un consumer dentro la callback di un altro consumer che ovviamente diventa difficoltoso da leggere eh? quindi se usate gli hooks eh, scusate se usate il context è probabilmente meglio consumarli con look visto che quest'anno facciamo gli UX. perché perché vedete la sintassi no estremamente semplice come creare due nuove variabili e usarle quindi notate per esempio qui punto name .length derivano dal fatto che qui questo valore non è più un boolean come prima, ma sarà qui un oggetto e qui punto .length magari un array, ok? Quindi sono io che decido che cosa fare. E non ho bisogno di annidare i componenti, perché altrimenti avrei avuto bisogno di fare tutto questo meccanismo di annidamento, però poi dovevo annidare un altro consumer, eccetera, Diventa una sintassi complicata e una complicazione non ci piace perché? Perché usiamo un framework per semplificarci la vita, non per complicarci. Ok. Quindi ecco, avrei dovuto scrivere una roba di questo tipo: no? cioè, vedete la differenza usando il componente di tipo consumer e usando il context, cioè il context è pulitissimo. Eh, con look, con look. Invece qui non è che non si possa fare, no? freccia, se si è ordinati si riesce anche a leggere, però c'è un altro consumer, un'altra callback, c'è tutto questo e ciò che viene ritornato dalla callback è più esterna, ciò, questo è ciò che viene ritornato dalla callback più interna, allora a quel punto posso usare entrambi i valori, però è un, un po' complicato. Uh, sì, guardavo l'ora. Ok, questo usare il valore. Nel momento in cui devo cambiare il valore, che faccio? Quindi, allora, prima di andare avanti, c'è una domanda. Ad esempio, il valore di un look lo possiamo propagare grazie ai context, però la callback del look va propagata tramite props. No, non necessariamente. Nel senso che posso farlo, va bene, se voglio lo faccio, però perdo un po', forse, il valore del context, no? perché se una cosa arriva direttamente e l'altra me la devo prepagare, viene scomoda, no? Può essere parte del valore del context, ok? Quindi, eh, o mi faccio un altro context, oppure eh, semplicemente metterò dentro un oggetto con delle properties, ok? Una properties sarà una funzione e eh, la userò, ok? E, e quindi se devo andare a aggiornare il valore, no? che sarà tipicamente uno stato, perché di solito lo faccio per passare uno stato, no? e altrimenti sì, vabbè, può essere una props, per carità, però eh, diciamo nel momento in cui è una props, vabbè, vuol dire che ce l'avrò visto alla lettura, va bene, per carità, può anche essere. Vuol dire che non devo modificarla dai componenti. Come nell'esempio, eh, va, va bene. Cioè, noi ehm, abbiamo, abbiamo fatto, eh, fatto in quella maniera perché potevamo modificare eh, lo stato direttamente dalla callback dei bottoni e, in una posizione comoda per modificare quello stato, però, se la modifica va fatta: da componenti figli che usano appunto sono dei consumer e devo in qualche maniera fornire una callback eh, quindi o oh, come props o oh, come valore il context no? come posso passarla come prop eh, posso metterla dentro un oggetto e passarla eh, ok eh, ricordarsi lo stato è sempre parte del componente che contiene il provider no? perché eh, non è parte del provider e non è nel context cioè e come prima, lo stato, lo stato è dove l'abbiamo messo, cioè è qui, e, e quindi, eh, qui, e poi vabbè non era più stato riportato, ma sarebbe qui, e dove metto il provider? devo poter avere accesso alla variabile dello stato, se voglio passare quello stato. E se io avessi aperto un'altra graffa, ci scrivevo privacy, due punti privacy, Set privacy, due punti, set privacy avrei passato anche la, la, la callback che mi serve a modificare. Ok. Ehm. Quindi valgono tutte le regole dello stato che abbiamo visto finora. Cioè, lo stato è privato di un componente e se lo devo modificare deve andare in giro la callback. O direttamente quella della Ue State o un'altra che usa la Ue State che possa andare ad agire sullo stato, ok, abbiamo imparato un nuovo modo, diciamo così, più potente di gestire il context, il passaggio delle proprietà. Quindi questo context, ok. Mi raccomando di non abusarne come tutte le cose, no? quindi ehm, cioè, è carino poter mettere una cosa in un context e poterla andare a agganciare da qualsiasi parte semplicemente scrivendo use context, no? però eh, è un po' come l'uso delle variabili globali in un programma, un programma tradizionale. No? È, è vero che sono accessibili dappertutto, ma bisogna cercare di non abusarne perché, eh, perché rendono eh, cioè, immediato usare il valore, o in quel caso, modificarlo. Però rendono tutto quanto molto meno flessibile, molto meno portabile. No? Cioè, se il mio codice si basa su una variabile globale, faccio copia e incolla del codice e non c'è più la variabile globale, no, non posso più usarlo. Oppure va in conflitto con un'altra variabile globale di qualcun altro con lo stesso nome, e così via. No? Quindi la portabilità del componente, o meglio, il riuso del componente è un po' limitato, perché se poi non ho nessuno che mi fornisce il context che usava, quel componente lì va riscritto in quel pezzo. No? Um, quindi riduce chiamiamola così la purezza dei componenti funzionali nel senso che la purezza è il fatto che quello che capita nel render del componente dipende solo dalle props e se c'è il context dipende anche dal context React lo sa vede use context o vede il context consumer e farà attenzione anche a quello però noi siamo partiti con l'idea di scrivere componenti puramente funzioni pure cioè prendono delle props e fanno delle cose stiamo aggiungendo altre cose come lo stato e il context e quindi diciamo che i componenti più puri funzioni pure sono i più riutilizzabili perché passi gli props è buono e quello è utilizzabile dovunque più meccanismi ci mettiamo e meno è riutilizzabile ecco non usarli semplicemente per pigrizia perché, perché passare le props è anche un buon modo di documentare il comportamento del componente, diciamo direttamente nel codice. Cioè, se io vedo un esempio in cui quel componente è usato con, che so, tre props, eh, che so, eh, delete exam, eh, edit exam, eccetera, so che avrà bisogno di quelle props, no? senza dover andare a leggere il codice e il componente per forza. Ecco, e poi, vabbè, non usare per correggere errori di design, nel senso che eh, se bisogno, uso il context perché eh, lo stato lo vorrei qui, ma in realtà è là, e allora non riesco più a passarlo, eccetera, beh, allora cerchiamo di riorganizzare il codice e mettere lo stato dove necessario, eventualmente passarlo con una props, o passarlo con un context e così via, ma in maniera pulita. Ok, quindi niente di particolare. Quindi, prima eh, di considerare il context, ponetevi sempre la domanda, ne ho veramente la necessità. Allora, se una cosa sparsa per tutta l'applicazione, come appunto privacy, no? Oppure ho l'applicazione, ho lo stato dell'applicazione, only o no? Beh, forse quello può avere un senso, no? che sia distribuito col context perché magari ho tanti componenti e ho la necessità di accedere in diversi posti e non ho voglia di passarmi tra tutti i componenti intermedi, tante props che in realtà nulla hanno a che fare col componente, solo perché devono passarci attraverso. Ehm, oppure, eh, diciamo, ci sono anche altri modi però sono un po' più avanzati e onestamente non, non so quanto è il caso che andiamo ad approfondirli. Eh, ossia che come props posso passare di tutto, incluso per esempio dei componenti. No? Eh, quindi se io passo un componente come prop, eh, quel componente che riceve come prop il componente può utilizzarlo e, ed è un componente no? e, e quindi rendo più flessibile il componente però rendo anche un po più illeggibile il componente passando il componente ho accesso a tutto quello che ha accesso il componente però il codice rimane anche un po più complicato no? perché sono abituato a scrivere il jsx come ehm, diciamo componenti annidati e se comincio a passarli come props e farli spuntare in posti dove poi spuntano come variabili, perché poi io props.qualcosa diventa un po' più di difficile lettura, ma non è impossibile, ecco, se necessario si può fare, potete, eh, potete passare anche tra l'altro, delle funzioni come eh, props che quindi calcolano quali sono i componenti da. A ritornare, eh, e quindi potete, potete fondamentalmente, di nuovo, con quelle funzioni che hanno accesso allo stato, creare dei componenti figli. Se così vengono utilizzate nel componente figlio, che, però, hanno accesso allo stato, alle props del componente da cui le passate no? oppure vabbè, c'è del components, va bene quindi eh, proviamo, ecco diamo un'occhiata al codice visto che ci avanza un po' di tempo quindi siamo stati più rapidi del previsto nella verità sul context però così abbiamo tempo di, di provare un po' il codice ok uh, quindi questo ve l'ho fatto vedere funzionare no? quindi c'era hide reload view eccetera ok eh, ecco, potremmo magari vedere, giusto così, per... Ok, vedete che ce li ritroviamo qui, eh, context provider, context provider, e tra l'altro purtroppo il debugger, diciamo, eh, tramite questa estensione non è così intelligente da riuscire a darci il nome ma li vediamo semplicemente come, come appunto eh, provider e consumer e non sappiamo quali sono un po come succede con gli ux no? ci dice stato ma non è che ci dice il nome della variabile che, in cui abbiamo messo lo stato eh, ok eh, quindi andiamo a dare un'occhiata nel codice dicevamo app questo codice lo trovate su git, eh? quindi eh, sto guardando il codice react-scores with context ok quindi se non sapete come fare non siete tanto pratici di git eh, fate che scaricarlo da qua con il branch corretto e altrimenti eh, fate il il pool usando il branch corretto ok eh, andiamo ad app ecco app ha i, su i suoi due stati eh? e poi ha i suoi due provider ok che sono dei componenti niente di particolare dunque qui c'era eh, row, row, quindi c'era una prima riga col titolo della tabella e dove poi ho messo i bottoni in aggiunta una colonna allineata a destra dove ho messo i bottoni e, e poi c'era la tabella dove ho passato il eh, valore valore lo decido io privacy editable e poi eh, l'importo va bene però come abbiamo visto sulle slide eh, l'exam row la riga no? qui ho messo il consumer e ho messo la callback no? callback editable sì allora row controls altrimenti disable eh, e questo è un modo e l'altro lo use context, use context privacy mod, ok? Uh, quindi privacy mod che poi può essere usata come vogliamo nella variabile. Quindi, giusto per provare, diciamo, quindi io avrei potuto fare, no, qui siamo già dentro il return, quindi prima del return faccio... Uh, let, uh, uh, dunque si chiamava Editable, uguale use context. Uh, no, come Edit Mode? No, buttiamo via questo. Ecco, devo solo fare. Exam row data, devo solo fare attenzione che ne ex row data. allora si chiude poi qui. Giusto, cosa che non va? Ah, devo chiudere qui. Ok, return c'è tutto quanto, un unico elemento se no uso il fragment, eh, ve lo ricordate, adesso il blocco di codice cambia valore, sì. sì, adesso ci andiamo, poi verifichiamo solo se ho fatto bene col context. Eh, editable Ah, ok, sì, certo, questa non è più una callback, eh, ma è direttamente il valore questo warning serviva eh? perché è direttamente il valore quindi non devo passare una callback ma è direttamente quello che decido di fare vediamo solo se funziona poi andiamo su quello che chiede che chiedete su slack quindi my exams proviamo sempre ogni volta che facciamo le modifiche a vedere se funziona ecco qui c'è già qualcosa che non funziona mi edit Ah, show, questo funziona l'edit però ha fatto qualcosa che non va quindi edit, secondo, edit mode dovrebbe chiamarsi edit mode no? si sì. edit mode punti edit table controls edam roadata ah forse ed roadata exam row data no scusate questo ha ah, fatto un pasticcio no no controls giusto però dovevo questa è la exam row quindi c'è la riga exam row data in cui devo decidere cosa ci metto dentro e poi quindi prima c'erano quindi in realtà i row controls andavano allo stesso livello ecco ho fatto un pasticcio perché in realtà andava chiuso era giusto eh, e poi andavano allo stesso livello non avevano i dati ma era sbagliato eh, ecco quindi bisogna sempre avere in mente chiaramente la struttura dell'HTML. Vabbè, scusate il pasticcio. Dunque, mi dice far vedere il blocco di codice in cui il contest cambia valore per favore. Certo, in app, no? in app, qui è il blocco di codice dove cambia valore. E cambia valore con una chiamata set che è la callback del look dello stato. E poi tutto il resto è automatico. Io non ho fatto niente. Nel senso che qui c'è scritto value uguale privacy si aggiusta React nel momento in cui il valore della variabile passata come value cambia, quindi valore o riferimento. Se l'oggetto se qui è più complesso, non è, non è un valore immediato boolean number, numero o stringa, ma è un riferimento scambia il riferimento react lo aggiorna e poi lo propaga automaticamente avendo chiaro dove sono i consumer di questo valore quindi questo è un normale aggiornamento di stato che ha come effetto di cambiare il valore di questa variabile ok so se c'era qualche cosa di mh, poco chiaro in questo questo pezzettino di codice che magari mi è sfuggito, tutto chiaro, ok, benissimo. Quindi io qui devo decidere cosa scriverci nella proprietà value e poi l'aggancio, come avete visto, semplicemente use context, eh, che è quello che vi raccomanderei perché è il più facile. Eh. Ehm, e basta, eh, se no appunto dobbiamo fare provide consumer e così via. Quindi, eh, volendo si può qui, onestamente se non avete domande sui, sui context, direi che mh, non so se c'è qualche cosa di particolare da vedere oltre al, a quello che abbiamo detto, perché il context in realtà sono molto semplici, no? Cioè, capito il meccanismo, il resto tutto automatico. Eh, quindi possiamo giusto vedere sull'albero che ci siamo evitati no? dal provider al. E qui i consumer non li vediamo più perché, eh, perché, eh, perché non ci mostra esplicitamente i context. Ma ci siamo evitati di passare la properties tramite exam table. Ovviamente questo è un esempio minuto, no? quindi vabbè, potevamo anche passarcela. Però, in exam table non abbiamo dovuto prendere la prop e ripassarla exam, all'exam rows. Ok? Ok, uh, dunque ci resta ancora un quarto d'ora, forse, meno. Se avete dei dubbi o delle domande su qualcosa, io volentieri vi faccio vedere, se no io quasi quasi tornerei sull'esempio di prima lo stato perché è la cosa più importante perché ehm, cioè, saper usare react vuol dire saper gestire bene questo stato hm? saper usare i forms e così via che all'esame banalmente parlando in termini molto pratici dovrete sapere usare i form e dovrete sapere usare bene lo stato hm? aggiornarlo correttamente e così via poi tutto il resto ah, è di conseguenza no eh, eh, se Uh, ecco, potremmo dire ancora una cosa ecco, in effetti mi sono dimenticato prima di dire questo nel senso che non abbiamo fatto alcuna validazione no? abbiamo detto nelle slide, vabbè esistono le librerie e tutto, tutto quanto però, diciamo, due righe di codice possiamo anche scrivere noi eh? nel senso che, ecco, visto che ci avanza un po' di tempo possiamo fare questa prova quindi, adesso siamo tornati ah no, non ho fatto non ho lanciato, quindi devo PM Start vediamo ehm, sì. così più comoda. Ehm, noi prima stavamo facendo le prove. Andiamo, usiamo il componente normale, quello è meglio. Siamo quello un po' più, un po più carino. Poi in realtà le cose funzionano su entrambe, no? Però anziché il native... Ok. Ehm, quindi, quello diciamo fatto un po' meglio, se così possiamo dire. Io facevo 33, ho preso 33 di... Boh, System and Device Program. E si è aggiunto no nessuno mi ha vietato di mettere il 33 cosa è successo e vabbè è segnato in rosso però è lo stato cioè se io nel codice non faccio niente questo capita nel senso che io quando premo il bottone passo dall'endor submit ah no scusa è quella di sopra questa endor submit di exam form e se non faccio niente aggiungo e io ho uno stato il 33 è stato aggiunto ok quindi devo decidere come gestire questi casi, no? questo vuol dire la validazione. O sono casi che, eh, diciamo, mi, in qualche maniera mi, eh, mi gestisco a livello di singolo controllo, quindi anziché avere una funzioncina così facile, no? io eh, mh, vado a modificare quello che fa, e quindi che so mi faccio handle, cost, handle, score, event, eh, e mi basta l'event perché dall'event poi recupero il value, quindi classica cosa, quindi eh, diciamo che metto const value, event, target value, no, if, ehm, diciamo, if eh, val maggiore di 31, no, eh, faccio eh, set eh, score 31, più di 30 lode non si può prendere, no, eh, else, set, set score, eh, dunque cos'era val, no? niente di speciale, eh, anziché, così, faccio ev, facciamo pure una cosa e questa è la handle score, ok? facciamo una prova non ci sono errori particolari. Riproviamo. Allora. System, device, programmi. Ce l'abbiamo con questo corso. Ecco. Ho fatto 33. Ho battuto 33. Vabbè, mi è venuto un errore. Adesso lo debughiamo. Tanto abbiamo tempo. Eh. Underscore. target. Ah sì, devo passare Eve, ovviamente. Sbagliato. Perché target video lo facevo dentro? No? Okay. Ripartiamo. Bisogna avere un po' di pazienza. Io ho scritto 3 3, vi faccio notare, voi non potete vederlo, ma ho scritto 3 3. Se schiaccio 3 3 e mi spunta 3 1. Questo è un form controlled, no? dove ho un campo dove quello che viene fuori è controllato dal codice JavaScript che faccio, cioè è lo stato che io mi gestisco. Okay? Non posso scriverci quello che mi pare. Okay? Questa è la maniera diciamo, di fare il ehm, eh, controlled component. Non ho fatto lo stesso controllo al di sotto, quindi se scrivo 11 <ride> verrà fuori 11. <ride> ok, quindi se voglio che nei in form ci sia sempre solo scritto quello che voglio io, eh, devo in qualche maniera eh, scrivere del codice che, che vada bene. O lo faccio direttamente sul singolo controllo, quindi. Questo end score è una funzione che funziona solo per il voto. Oppure lo posso fare alla fine. No? Anche perché non è sempre facile riuscire a farlo immediatamente. Perché eh, pensate a, a un campo vuoto di testo in cui voglio due caratteri, no? minimo due caratteri. La provincia. Oppure il cap, cinque numeri. Io lo inizializzo vuoto. Io scrivo... Comincio a scrivere come utente e poi mi scrivo qui dentro if eh, che so, length minore di 5, boh, errore, cambio, fai vedere qualcosa, eccetera. Sì, ma dammi il tempo di scrivere. No? Quindi devo sempre fare attenzione all'evento che sto usando e a quando fare la validazione. No? Io ho visto un po' anche l'anno scorso l'esame, c'erano delle cose, va bene, devo scrivere due, due numeri cioè un, 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 un numero di due cifre, e, e sì, però dammi il tempo di scrivere, non è che poi mi puoi dire dopo che ho scritto la prima cifra che non è di due cifre, no? E soprattutto bloccare tutto il resto dell'applicazione, vabbè pazienza l'errore, diciamo non è bello, però se posso andare avanti in un discorso, se mi blocchi tutto, ecco, è proprio sbagliato. Eh, va bene, questo abbiamo visto una cosa qui, e però anche a questo livello potremmo, che so, eh, farci un altro controllo, quindi un'altra validazione. No? Che so, if score minore di 18, questo si verificherebbe nel caso del controllo verso il basso, nel nostro caso, giusto? Mh, controllo verso il basso, eh, non capisco bene cosa intende su, se voglio inserire 25, se non sto attento, appena butto il 2 mi dà errore, sì. Sì, sì. nel senso, se valo minore di, che so, 10, eh, che so, metto, boh, cosa metto? 18, no? Però lo inizializzo a questo punto, eh, non so, a... a boh. Inizializza quello che vuole, vuoto, new state, dunque score, ma ah, posso anche metterlo vuoto, no? Tanto JavaScript, poi mi fa la conversione se necessario, quindi era giusto un esempio, eh? stiamo proprio, ecco, io ho scritto 2, io ho premuto il tasto 2 è uscito 18, no? Adesso questo è un caso limite, nel senso che io ho deciso il minimo 18 e mi è venuto fuori 18, no? Va bene. Però, eh, appunto, devo sempre fare attenzione a quello che succede. Eh, se, eh, se, non so, mi veniva fuori una finestra errore, un, un, una modale errore, e eh, non posso fare niente, nel senso co come faccio? Devo essere io, utente, che devo capire, tipo adesso per esempio... Vabbè, ho sbagliato, scusate, sbaglio, cancello, premo il tasto backspace, sto premendo il tasto backspace e non si può cancellare. Come faccio? Cioè, ho realizzato un incubo dal punto di vista dell'utente, no? Eh, ok, quindi... Diciamo hm, questa cosa, però appunto, fate attenzione, stavo facendo un altro esempio. Poi, poi possiamo anche terminare se non avete domande, eh, tipo if, c'era score minore di 18, anzi maggiore di 18, maggiore uguale. Ok, const, esame, eccetera, else, anzi, chiusa graffa, else, e else, else cosa? Cosa posso fare? Beh, diciamo che a livello molto grezzo, quando inizio a programmare, posso fare un console log. Che so. Errore vuoto, eh, di, che Cos'era? Score. Consentitemi ecco, che sta cosa un po' brutta, ma vabbè. Pazienza. Hm? Eh, però poi posso. Voglio cercare di fare qualcosa di un po' più sofisticato. Eh, Dov'è? add, quindi era sotto 18, diciamo stavolta ah, ecco, vedete, mi ha messo 1 e mi ha fatto 12 ah, ecco, eh, ho, realizzato, ho realizzato il problema di prima, eh, nel senso che ho messo io ho schiacciato 1 e lui mi ha scritto 31, eh. quindi adesso per, per il momento diciamo che commentiamo quella cosa vale quindi bisogna prenderci un po' la mano, non è, non è proprio immediato fare, fare la validazione, eh? oppure perché non, non va, Questo ah, ok, eh, oppure usate quelle librerie. Provate a dare un po' un'occhiata e lì diciamo, certi problemi sono già stati risolti. Quindi ecco, adesso posso scrivere no, 18 no, 12. Eh? Esame, vabbè. System Device program poverino, ce l'abbiamo con quello. Save e non succede niente. Che io non ho più fatto l'add e non ho più modificato lo stato. Eh, ho fatto una cosa molto banale. E in console è uscito errore voto 12, quella stampa che avevo fatto. Ok, non spaventatevi di tutti gli errori che escono perché le librerie sono sempre in aggiornamento, quindi, per esempio, React Bootstrap diciamo una serie di warning che vengono fuori noi ovviamente non considereremo i warning del, che vengono fuori dalle librerie l'esame per le vostre consegne eccetera perché ovviamente non potete farci nulla posto che abbiate usato la libreria in una maniera sensata cioè che non sia un warning perché la libreria è stata usata in una maniera sbagliata warning o errore vabbè ma errore cioè, probabilmente vi blocca prima quindi eh, adesso qui ho fatto il console log, dovrei avere una modalità per visualizzare un errore, no? Quindi, che so, eh, l'errore di nuovo potrebbe diventare nel caso più semplice, eh, che so, uno stato, no? const error. Giusto per far vedere come potrebbe essere, no? State eh, inizialmente vuoto. Uh, dunque cosa abbiamo il form diciamo che prima ci mettiamo div p ma proprio banale no giusto per scrivere qualcosa um, beh, cosa ho scritto errore error, error ehm, quindi error oppure stringa beh allora, a questo punto posso scrivere direttamente error se è la stringa è vuota se, eh, dipende se voglio farlo comparire o no allora se voglio, non voglio farlo comparire facciamo così error che ha più senso punto interrogativo div p error altrimenti eh, anzi, altrimenti niente si può semplicemente chiudere qui, giusto? no, devo mettere due punti altrimenti metti ehm, mettiamo false per esempio eh. questo sparirà però no perché non sparisce ferro ah perché devo fare allora fare un blocco unico e poi vediamo ecco c'era il fragment, deve sempre ritornare un unico elemento eh? set error giustamente la set error dove vado a farla me la vado a fare set error errore vuoto e poi ovviamente potete scriverci quello che vi pare eh? quindi giusto per provare okay, facciamo sparire questa parte sotto Add 18, ah no 18 di meno, 12, Save, eh, è spuntato, errore voto, ok? E poi, e poi però ho uno stato e devo ricordarmi di farlo sparire, eh, quindi dovrò avere una logica da qualche parte che decide quando è ora di resettare l'errore, perché se no continua a rimanermi lì. Quindi qui potrei aver fatto, giusto, poi conchiudiamo. Eh. Eh, questo è un. Diciamo, anziché divp facciamo alert, eh. error, via. Eh, dunque, cos'era dismissable no? Eh, adesso devo andare a consultare visto che sto improvvisando, eh, react bootstrap alert, no? devo... cerchiamo l'alert che si può chiudere, giusto per farvi vedere un esempio, no? con questo qui, on close, no? quindi dismissible, on-close, quindi copiamo pure tanto, copy quindi eh, allora non era dismissable ma dismissible va bene allora non è la set show set error e io ci metto la stringa vuota ah, stringa vuota perché ho deciso di tenerci la stringa vuota ok vediamo se funziona alert devo importarlo eh alert, ok, vediamo se funziona, quindi, 12, poverino, sostissimo. Errore voto, vabbè, potevo farmelo rosso, insomma, e, e spunta questa x e sparisce, ok? Ho uno stato, ho lo stato agganciato alla, alla callback che, mi suggerisce mostra perché adesso però non riesco a farvi idea perché è andato sotto. Quindi, qui, no? La callback e io set show, infatti lui lo, ce lo fa proprio con un hook di stato, no? Il mio stato in realtà non è un show, ma è direttamente un errore. Poteva essere la lista degli errori, se ne ho più di uno, devo decidere un po' io cosa voglio mantenere in questo stato, ok? Così posso chiuderlo. E questo è un esempio di come Adesso fare validazione e se invece va tutto dritto, ovviamente non l'abbiamo provato, spero che funzioni. Dovrebbe andare quindi 18, vediamo un po' di più. Si aggiunge, è finito. Cancella, ok quindi abbiamo fatto un po' di live programming così, giusto per farvi vedere come incominciare a prendere confidenza con queste cose, poi nel momento in cui volete fare un'applicazione un po' più ben fatta, bisogna ragionare un po' meglio do dove metto gli errori eh, li faccio comparire vicino ai campi, evidenzi i campi errati eccetera, ma sono tutte cose che richiedono un po' più di attenzione, un po' più di studio de dei componenti che andiamo a usare, se usiamo React Bootstrap se ce lo facciamo noi, eccetera e eh, e sono questioni più che altro di come si vuole organizzare l'applicazione. Però l'importante è che abbiamo chiaro dove teniamo lo stato e gli stati che, di cui abbiamo bisogno. Ok, io direi che ehm, se non ci sono dubbi o domande, anche perché abbiamo sforato come sempre, ma insomma mi faccio, faccio un po' prendere la mano dagli esempi, eh, direi che possiamo terminare qui. C'è sempre slack per avere aiuto. Eh, fuori dell'orario del corso e lunedì ci sono i laboratori eh, direi che rifacciamo come questa settimana quindi c'è ancora il laboratorio in presenza vediamo un po' come va, se continua ad esserci abbastanza affluenza questa volta c'erano 12 persone se non sbaglio, mi ha detto il collega eh, insomma... Vi faccio eventualmente sapere se ripristiniamo le due squadre o no online, eh, perché dobbiamo un attimo organizzarci e vediamo un po' come com fare. Ok, direi che non ci sono feedback a questo punto. Possiamo eh, finire. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo quindi eh, lunedì. Ok.